prepariamo i sedani irrigati, pasta fresca fatta in casa. Iniziamo appunto dal preparare l'impasto. In una planetaria o nella ciotola in cui dobbiamo impastare, versiamo la farina. Poi aggiungiamo l'acqua, come indicato nella ricetta. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità. Se hai scelto di usare una planetaria, impasta il tutto con il gancio a foglia. Per usare l'impasto nella trafila abbiamo bisogno di questa consistenza. Adesso passiamo al montaggio della trafila. Abbiamo il perno, la trafila in questo caso dei sedani irrigati, che è composta da 2 pezzi, e sigilliamo il tutto avvitando la parte finale della trafila. Quindi montiamo la trafila sul nostro Cooking Chef e iniziamo a preparare la nostra pasta. Infariniamo un vassoio e poi versiamo l'impasto all'interno della trafila. Inizieranno a formarsi i nostri sedanini. Quando raggiungeranno la lunghezza che a noi sembra ideale per il nostro formato di pasta, la tagliamo. Dovrà essere circa di 5 cm. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità. I nostri sedani sono pronti, ben infarinati in modo che non si attacchino l'uno all'altro. Abbiamo scelto di servire i sedani rigati che abbiamo appena preparato con un sugo di fumaiolo, il sugo della nonna. È già pronto all'uso, lo riscaldiamo e sarà pronto per servire la nostra pasta. La nostra pasta ha una brevissima cottura. La condiamo con il sugo di fumaiolo ed è pronta per essere servita. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità.